Risotto primaverile con zucchine e asparagi. Prendete una pentola grande, versatevi l'olio extravergine d'oliva e fatelo scaldare a fuoco basso. Aggiungete uno spicchio d'aglio sbucciato e leggermente schiacciato, lasciatelo rosolare fino a che non diventi dorato. Aggiungete la cipolla tritata finemente e lasciatela appassire, poi unite le zucchine tagliate a rondelle sottili e i gambi d'asparagi precedentemente puliti. Fate cuocere per qualche minuto, poi versate il riso e lasciatelo tostare. Sfumate con un bicchiere di vino bianco, fatelo evaporare, quindi aggiungete un mestolo alla volta di acqua calda e lasciate cuocere per circa 20-25 minuti. Aggiustate di sale e pepe e, a cottura ultimata, mantecate con una noce di burro e parmigiano reggiano grattugiato. Servite il risotto primaverile ben caldo accompagnandolo con una spolverata di prezzemolo tritato. Ingredienti: riso, olio extravergine di oliva, aglio, cipolla, zucchine, asparagi, vino bianco, sale, pepe, burro, parmigiano reggiano, prezzemolo. Preparazione: in una pentola versare l'olio extravergine di oliva e farlo scaldare a fuoco basso. Aggiungere uno spicchio d'aglio sbucciato e leggermente schiacciato e lasciarlo rosolare. Aggiungere la cipolla tritata finemente e farla appassire. Unire le zucchine tagliate a rondelle sottili e i gambi d'asparagi precedentemente puliti. Fare cuocere per qualche minuto, poi versare il riso e lasciarlo tostare. Sfumare con un bicchiere di vino bianco, farlo evaporare e aggiungere un mestolo alla volta di acqua calda. Lasciare cuocere per circa 20-25 minuti, aggiustare di sale e pepe e, a cottura ultimata, mantecare con una noce di burro e parmigiano reggiano grattugiato. Servire il risotto ben caldo accompagnandolo con una spolverata di prezzemolo tritato.